colpo grosso della Vigor Lamezia, della rinnovata Vigor Lamezia di Claudio Morelli nei confronti della capolista Morrone. La squadra lametina va a sbancare appunto il campo della capolista del girone A di promozione calabrese con un secco 2-0 maturato attraverso i gol di Piccirillo nel primo tempo e di Russo nel secondo tempo. Ad inizio di ripresa la squadra di casa fallisce un calcio di rigore e quindi sfuma la possibilità di poter riaprire la partita. Con questa sconfitta, la prima del campionato per l'Atletico Senza Morrone, si verifica il fatto che il Sambiase, vincendo la partita di oggi, ha agganciato in testa la classifica appunto i cosentini, e adesso si riapre il campionato, si riapre anche per la Vigor Lamezia, che però rimane ancora a 7 punti di distacco dalla testa della classifica e quindi deve ancora cercare di inseguire. Però fatto sta che questo è un segnale importante per questo campionato. Abbiamo tante volte detto che è da considerarsi come un'eccellenza bis, e quindi di conseguenza si cercherà di lottare fino alla fine per questa vittoria finale del campionato. Piuttosto, nel campionato dobbiamo segnalare la ormai decadenza del Roggiano, che oggi addirittura si è presentato in 9 uomini nella trasferta persa a Cassano. Comunque, tornando alla partita tra Atletico Senza e Vigor Lamezia, c'è da dire che è stata molto abile la squadra lamentina a saper mantenere il gioco, a sfruttare le occasioni che le si sono presentate e poi a resistere anche all'eventuale ritorno da parte dei cosentini. Per concludere, ricordiamo il risultato finale: nell'anticipo di sabato, Morrone Cosenza, Vigor Lamezia 0-2.